delle grandi alveolature. Comunque scioglietelo bene al centro, piano piano, lasciamo raffreddare. In genere io, se devo fare una lievitazione del pane un pochino lunga, preferisco farla verso sera, prima di cena o dopo di cena, così alla mattina lo tiro fuori dal frigorifero e ce l'ho pronto da mettere nel forno, e a mezzogiorno c'ho il pane perfetto. Volevo fare il pane integrale, anche perché il dottore mi ha detto che sto mettendo su un po' di pancia. Quindi pane integrale, 400 g di farina integrale. Gabriele, ma anche il pane integrale fa ingrassare? Sì, però sazia molto e quindi ne mangi di meno. Ecco, guardate qual è, questo è quello normale, è farina, la chiamano integrale, è una farina con dentro molta crusca, vedete i pezzettini? Basta lisciarla per vedere quanta crusca c'è dentro. Nel video non ho detto che questa è una farina presa direttamente da un produttore qui locale, che la semina lui, ne fa pochi quintali e quindi... I pochi che lo conosciamo la arruffiamo, quindi procuratevi della farina integrale naturale, la riconoscete da quella commerciale, perché quando gli passate il cucchiaio il colore rimane beige, rimane color nocciola, mentre invece quella che si compra sotto è bianca con i puntini più di crusca, e quindi è farina zero addizionata. Ecco, questa piccola parentesi per spiegarvi che sono farine deboli quelle naturali, per natura sono deboli e assorbono un po' meno di acqua, ma l'acqua bisogna mettercela un po' lo stesso, anche se restano magari un pochino morbidi, un pochino molli, perché dopo in cottura l'assorbe, altrimenti poi vi mangiate il pane che sembra segatura. Quindi rinunciare un po' all'estetica a favore del gusto, del sapore e della naturalezza, come si dice? L'assorbimento è intorno all'80%, quindi 400 g di farina, 8 per 4, 32, no, 4, 320. Quindi 320 di acqua, non troppo fredda. Utilizzerò una pasta madre, io la tengo un pochino liquida, che l'ho rinfrescata due ore fa, qui era qui, adesso è qui, quindi è bella attiva. Quindi sulla bilancia, se sono 400 g di farina, il 30% di pasta madre sono 120 g. Questa è un po' liquida, magari ci potrebbe essere necessario metterci ancora un cucchiaio di farina, ma dopo vediamo. 120, se poi se ne mettono 10 grammi in più succede niente o di meno. Sciogliere il lievito al centro dell'acqua. Potete usare anche mezza bustina di lievito di birra, quello in granuli, oppure anche quello fresco. Gabriele, però hai pesato l'acqua, si misura in ml. Sì, l'avevo anche misurata in ml, però guardate che 400 ml sono 400 grammi, pesa uguale. Sciogliere bene il lievito, che sia lievito madre o che sia lievito di birra, scioglietelo bene al centro, piano piano incorporate la farina. Aggiungete 7 g di sale e 30 g di olio, quello che volete, extravergine oppure di girasole. Finire di impastare. Non è proprio un impasto, è una specie di pastrugno, però bisogna raccogliere tutta la farina che c'è in giro. Potrebbe servire magari un cucchiaio di farina in più, adesso vediamo. Vedete, è molto appiccicoso, un po' troppo, perché io ho utilizzato un lievito madre piuttosto liquido, quindi aggiungo un cucchiaio di farina in più. Ecco, questa è la consistenza giusta per l'impasto. Adesso gli diamo 10 minuti di riposo, perché vedete che non fila, è proprio un pasticcio, non ha forza, non ha nervo, non ha niente questo povero impasto. Va bene così. Dobbiamo dargli 10 minuti per dare al tempo all'acqua di essere assorbita dalla crusca. 10 minuti, non di più, altrimenti incomincia già a lievitare troppo, soprattutto se avete usato il lievito. Nel frattempo vi ungete un contenitore dalla forma quadrata o rettangolare, perché viene buono domani mattina. Un poco olio, così io uso questo di solito perché so già che la misura è giusta, o altrimenti o così, oppure anche uno di plastica con il coperchio va benissimo. Questa è una ricetta di pane molto semplificata. Sapete che a me fare le robe complicate non mi piace, perché sono pigro. Quindi non bisogna fare pieghe, non bisogna fare strani atti marziani con ghiacci, acque particolari, niente. Mettiamo l'impasto dentro qui, domani mattina lo capottiamo, due spatolate in forno. Fine. Pane buono poi, ve lo morro. Dopo circa un quarto d'ora, mano bagnata, non bisogna fare le pieghe, bisogna solo dargli una leggera impastata per farlo diventare liscio. Ha già cambiato faccia, in questo quarto d'ora qui è sempre una farina debole, però in questo quarto d'ora qui la crusca ha assorbito l'acqua, diciamo ha raggiunto la sua idratazione, noi gli diamo giusto una mischiata, così prende un pochino appena appena di nervo, ma 5 movimenti, basta, finito. Non c'è bisogno di fare la palla, non c'è bisogno di fare niente, lo mettete dentro
Nella teglia oleata, leggermente unta, l'olio serve solo per domani, per far uscire più facilmente l'impasto dalla teglia, e lo stendete. Ci metto un goccio di olio perché questo pane qui mi piace che abbia sopra una crosticina, sapete quella crosticina infarinata, bella saporita? Ecco, per farla in questo caso bisogna fare un piccolo trucchetto, gli mettiamo sopra un pochino di olio e una spolveratina di farina integrale, così, perché così domani la troviamo bella inzuppata. La farina e l'olio servono anche perché se mi lievita un po' troppo che mi tocca il sotto del coperchio va bene, oppure usate la famigerata pellicola che è tutto più facile. In frigorifero subito, soprattutto se avete usato il lievito, la pasta madre anche se la lasciate fuori una mezz'oretta non fa niente, poi i frigoriferi sono diversi, le temperature sono diverse, ci vuole un pochino di occhio, domani mattina deve essere lievitata ma non troppo, ma nemmeno deve scoppiare, comunque domani mattina vediamo. Adesso sono le 7 di sera, ma anche se la fate alle 8 e mezza, 9, non cambia niente, calcolate tra le 12 e le 15 ore, anche perché il frigorifero si alza, lievita fino a un certo punto, poi il freddo te la blocca e lì rimane anche 20 ore. Sai che c'è? Ho cambiato idea, siccome ho paura che la pasta mi tocchi troppo il vassoio e mi venga fuori nel frigorifero, la metto in un sacchetto normale, di quelli della spesa, pulito ovviamente, lo chiudo e lo metto dentro così. Sono le 10 del mattino, non so se si vede, insomma l'ho presa un po' lunga, ma non importa, tanto è nel frigorifero. Ora c'è la sorpresa, bisogna capire se ha lievitato tanto, se ha lievitato troppo, se non ha lievitato, se è scoppiato. Io non mi aspetto una grande lievitazione, infatti sì, c'è una buona lievitazione, ma non esagerata, perché è una farina molto pesante, il lievito madre molto tranquillo. Se per caso non vi ha lievitato proprio, che non è partita la lievitazione, lo lasciate sul tavolo a temperatura ambiente o vicino a qualcosa di tiepido per un'oretta e dopo procedete come stiamo facendo adesso, una bella infarinata sul tavolo. Vi ricordate che avevo unto le pareti del contenitore? Ecco, per fare questo lavoro qua. Vediamo, sì, scende, 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 scende. Cospargere di farina, bene, tutto quanto, sopra, sotto, intorno, dappertutto, abbondante, perché è appiccicoso. Con una spatola verificate che sia staccato, nel frattempo gli correggete un po' la forma, gli date una forma regolare, rettangolare o ovale. Ora potete fare dei panini, tagliandoli in 6, un filone grande, unico, lo allungate, oppure fate tre filoncini, io voglio fare tre filoncini, quindi lo separo in tre pezzi più o meno uguali. Non schiacciatelo, non fate uscire l'aria che è dentro, lo prendete da sotto, vi aiutate con la mano, direttamente in una teglia, e nella teglia gli aggiustate la forma con le mani, allungando un pochino, creando filoncino, oppure lo tagliate a metà, ne fate due, come volete. Dentro nella teglia e aggiustare. Questa è venuta un po' più grossa, eh? Benissimo. Aggiustiamo anche lei. La farina avanzata sul tavolo gliela metto sopra, perché farà quella cosa un po' rustica del pane integrale sopra, un po' polveroso, dopo lo sbattiamo. Adesso accendiamo il forno, 200 gradi. Modalità statico, ma va bene anche ventilato. Io non credo che esista una ricetta di pane più facile di questa. Forse sì, una c'è, la faremo. Aspettiamo, non c'è bisogno di coprirlo, giusto il tempo che si riscalda il forno, quei 20-25 minuti. In forno, ripeto, 200 gradi per circa 25 minuti. Questo potevo anche tirarlo fuori 5 minuti prima, ma va bene. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Più che uno sfilatino è venuta fuori una ciabatta, però è giusto che sia così, perché l'impasto deve essere molto idratato, un po' di farina in più, altrimenti quando lo mangiate vi sembrerà di mangiare un pezzo di cartone, invece no, deve essere un po' idratato, così resta morbido. È un pane semplice che si fa molto velocemente, senza lavorare tanto, con un minimo di programmazione, però è molto salutare, poi viene morbido, è un pane semplice, morbidissimo. Il pane integrale è molto interessante perché è un pane fatto con la crusca e viene assimilato lentamente dal nostro organismo, quindi tu lo mangi, ha le stesse calorie del resto, però
ci metti un po' a digerirlo e quindi sei sazio, ne mangi di meno alla fine. Queste farine integrali sono molto deboli, perciò non vi aspettate delle grandi alveolature. Comunque non mi lamento, perché devo dire che non è male. Un po' di sale, poco, e un po' di olio crudo come facevano i nostri vecchi e via. Mai una melanzana quando ti serve. A bestia, mi raccomando. Scrivi nei commenti se vuoi anche la pagnotta integrale, quella cotta nella pentola, bella rotonda.